E se vi dicessi che esiste un gioco identico a Minecraft, ma con una grafica iperrealistica, non mi credereste. E invece fareste bene a credermi perché quest'oggi lo vedrete in questo video. Quindi lasciate subito un mi piace sulla fiducia e vi do il benvenuto in Enshrouded, un nuovo gioco appena uscito su Steam che ha subito catturato la mia attenzione. Questo è il nostro personaggio, Kendall. E come potete ben vedere posso creare, proprio come su Minecraft, una partita single player o giocare nei server con gli amici. Ci ho giocato un paio d'ore ieri e devo dire che noto tantissima somiglianza con Minecraft. E secondo me la somiglianza la state iniziando a notare anche voi. Cioè dai, questi sono palesemente dei biomi di Minecraft. C'è la pianura, ci sono le montagne innevate. E questa è una specie di dungeon. Possiamo craftare gli oggetti. Abbiamo la mappa del mondo, che a quanto pare è enorme, e persino uno zaino che sarebbe il nostro inventario. Possiamo equipaggiare l'arco, lo scudo, l'elmetto in ferro, pantaloni, vestiari vari. Minecraft, è Minecraft 2.0. E inoltre puoi proprio prendere a pugni gli alberi. E questo è uno dei primi giochi survival che vedo che ti permette di fare una roba del genere. Perché solitamente prima ti devi fare l'ascia, il piccone, eccetera. Invece no, proprio come su Minecraft, prendi a pugni qualcosa e ottieni le risorse. Senza farti male alle mani, Importante anche questa cosa. Oh, finalmente abbiamo spezzato l'albero. E adesso se andiamo nel menu creazione, posso creare addirittura un fuoco da campo e anche una clava. Facciamola. Quindi questa è la mia prima arma, che direi di utilizzare per prendere ancora dell'altra legna. Del resto ragazzi, a Minecraft ci so giocare, Ma fa lo stesso danno dei pugni? Si sta persino consumando. Cioè è identico raga, è lo stesso concept. Non vedo l'ora di vedere i mostri. Ok, allora avventuriamoci in questa miniera. Che cos'è questo? Ah, è una torcia. Che figata, perché qua è buio. Non so se è una buona idea scendere qui. No, devo per forza scendere qua. Che cosa sono questi? Sfere di polvere esplosiva. Devo lanciarla? Wow! Ok, dovevo lanciarla. Sono delle bombe! Beh, allora non è proprio identico a Minecraft, dai. Su Minecraft questi non ci sono. Apriamo il baule e ho trovato, che cos'è? Un tomahawk. Quindi una nuova arma. Ok, ma posso rompere tutto? Che figata! Così mi faccio altri materiali. Ok, proseguiamo. Vediamo di andare oltre. Wow. Accendi la torcia che non si vede nulla. Dove sono finito? Ho paura, raga. Cioè, sto entrando in una miniera da nudo. Premi tab per agganciare i tuoi nemici. Quali nemici? Oddio! Cos'è? È tipo uno zombie da dietro. Prendi questo, maledetto! L'ho ucciso e mi dà anche degli oggetti. Spore di manto e mi ha dato anche una spada. Ok. Lì ce ne... Ah, ce ne sono altri due. Ma muori! Ok, morto uno. Pariamo l'attacco perché ora mi attaccherà. Ok, e muori. Bello, raga, anche i combattimenti sono realistici. Stupendo, stupendo. Ok, proseguiamo. Questo è solo l'inizio. Se cadi ti rialzerai presso l'ultimo faro del ritorno. Ah, ok, quindi questo è tipo il checkpoint. Ma fino ad ora non sono mai morto, quindi sono tranquillo. Che cosa sono? Le rovine di una città queste? Così sembra. Tra l'altro ragazzi, se notate qualche bug o qualche lag delle texture eccetera, il gioco è ancora in beta, quindi ci sta che ci siano ancora dei problemini. C'è una casa con un'altra pergamena, non me ne frega niente. A me interessa solo il loot. Che sono? Frutti del diavolo? No raga, sono palesemente frutti del diavolo di One Piece questi. Bacche viola. Eh sì, queste sono le rovine tipo. Oh, scudo? Posso prenderli? Boh, io tutto ciò che trovo lo prendo perché potrebbe servirmi in futuro. Ah, è un vero e proprio villaggio praticamente. Baule? Ok, beh, buonanotte. A quanto pare sento caldo perché c'era scritto a sinistra che sto morendo di caldo. Quindi forse sarebbe meglio trovare una sorgente d'acqua. Che sono questi? Oh, sono degli animali, sono dei conigli. L'acqua è fonte di vita, bevila per aumentare il tuo vigore. Posso raccoglierla? Non la sta raccogliendo però. Ah, vedi, ho fatto tipo delle fiaschette. Ok, va bene. Così almeno non muoio di caldo. E che è sta muffa tutto attorno? Devo raggiungere le pianure. Questa è la missione. Boh, raga, ma dai, che spettacolo. Cioè, a livello grafico è veramente stupendo. E poi credo di poter anche combattere contro dei veri e propri boss. Cioè, a un certo punto diventerò sempre più forte. Avrò armi, magie, scudi, robe veramente assurde. E ci saranno dei boss in stile Dark Souls. Ok, attraversiamo il ponte. Dobbiamo andare nella pianura. Qui non puoi procedere senza un rampino. Cerca invece un percorso. Ah, non posso andare oltre perché sennò muoio. E il rampino come si fa? Non lo so, non lo posso ancora fare. Però per fare il banco da lavoro mi servono soltanto delle corde. Ok ragazzi, credo sia arrivato il momento di prendere un po' di materiali. Le corde nei giochi survival si trovano solitamente dai cespugli. Quindi tipo qua. Ok, trovato, fibre vegetali, bene. Mi serve della pietra. Direi che questo masso può fare al caso nostro. Spacchiamolo.
Anche perché, ragazzi, devo iniziare a creare la mia prima casa. Ok, distrutto, piglia tutto. Come Minecraft, solo con la grafica migliore. Allora, posso fare l'altare della fiamma, che questo è il respawn, praticamente, un checkpoint. Io uno lo crafto. E adesso me lo trovo nello zaino, quindi lo posso mettere qua. E lo possiamo posizionare, ad esempio, qua. Così poi respawno sempre qui. Non sei solo, ci sono altri sopravvissuti assopiti nell'antica cripta qui vicino. Trovali, così che possono aiutarti nel tuo viaggio. Ok. E se prendo abbastanza corde, posso fare anche la crafting table. Ma scusa, le avevo prese le corde. Ah no, io ho preso la fibra vegetale. Dalla fibra posso fare le corde, vero? Sì, ok. Crafta corde. Banco da lavoro. Serve un'area di costruzione. Forse lo posso mettere qua. Ah, lo posso mettere solo vicino al mio faro. Ok, mettiamolo qua. Vediamo che cosa posso costruire. Martello da costruzione. Non me ne frega niente. Pietra grezza. Ah, posso fare proprio i blocchi? Vabbè, dai, allora è Minecraft. Vediamo. Mi sono fatto 100 blocchi di pietra, che presumo mi serviranno proprio per farmi una casa. Vedi? Ah, così posso farmi il mio rifugio. Dai, è Minecraft, raga. Cioè, ora va bene tutto. Non prendiamoci in giro. È un gioco survival con una grafica iperrealistica dove devi costruire la tua casa con i blocchi. E cosa vi ricorda? Però è bello, è molto molto bello. Cioè, per essere in beta soprattutto. Ok, basta fare le mura. Scendiamo giù dove ci sono i pericoli. Perché qua sotto ci dovrebbero essere i primi mostri. Sì. Bene, resta sul sentiero per evitare di perderti. Devo seguire quella scia che fa luce. Eccolo, para l'attacco. Boom, e ora sei morto. Imbecille di uno zombie schifoso. Dai, vi voglio fare l'armatura, ragazzi. Ho trovato un anello. A che cavolo mi serve l'anello? L'ho equipaggiato? Sì, anello con sigillo del guardiano anziano. Più 8 di vigore, più 10 di salute. Ok. Però come faccio a farmi l'equipaggiamento? Piccone, scudo. Posso creare uno scudo? Ho fatto uno scudo. Ok, l'ho indossato. Devo farmi un elmetto in ferro. Ok, continuiamo, proseguiamo dritti. E qua si entra di nuovo in una cava. Potrebbe essere pericoloso, ragazzi. Sali le scale. Ah, deve scalare adesso? Vai, scala. Perché scende subito? Ah, perché consuma la stamina, si stanca. Quindi devo aspettare che si rigenera quel cerchietto e solo dopo posso salire. Boh, raga, cioè è bellissimo. È veramente bellissimo dal punto di vista grafico. Ok, sali, 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 sali. Saccheggia. Ho trovato un grimandello. Così forse posso aprire delle ceste chiuse a chiave. Sì, ma io voglio un'armatura. Cucina. Mamma mia, che figata. Ma ce l'ho del cibo? No, non ho niente. Ho dei funghi. Ah no, sì, c'ho della... Dai, cuciniamo questa carne di coniglio. Wow, ma c'è proprio l'animazione di lui con il bastoncino. Ok, stop. Adesso è pronta, me la posso mangiare. Salute massima aumentata. Qua c'è un altro letto. Però il letto non è il punto di respawn. È il falò. È un mostro? Sì. Wow. Ma guardate questo con la balestra. Dammi subito la tua arma. Tanto sei lento. Sei lentissimo. Ti ammazzo. No, non mi ha dato la balestra. Maledetto tirchio. Ok, quindi questo è il ponte di prima. Quello che non potevamo... Ah! Ci sono le trappole! Ma come? Sono trappole d'orso. Ok, devo fare più attenzione. Questo è il ponte di prima che non potevamo attraversare, ovviamente senza avere un rampino. Va bene. Magari in futuro lo crafto un rampino. Oh, attenzione alle trappole. Ma stai scherzando? Sei imbazzito? Lì mi sa che ci sono dei nemici o dei loot. Vediamo di entrare. Cos'è sta cosa? Un alveare? Cogli. Sì, è un alveare. Ho trovato il miele. Ok, così aumento la vita. Ecco lì un mostro. Guardalo! Oh, sono orchi cattivi questi. Ah! Ok, mi sa che questo è il primo danno che prendo. Uno, due, tre. Fa tre attacchi e poi devo fare lo scudo. Scudo! Oh mamma! È tosto! Ah! Che sono quegli insetti? Fermo. Ok, muori. Pure le api si ci mettono? Piglia tutto, raccogli, saccheggia. E via, andatevene. Oh raga, ho rischiato. Fammi mangiare un frutto, aspetta. Ok, non posso mangiare evidentemente, non so perché. Bevi un po'. Erano forti. Un'incudine. Riparazione dell'apparecchiatura. Che cosa posso riparare? La spada. Bene. Ma io vorrei trovare anche delle altre armi, se possibile. Magari quassù c'è una cesta. Sì, baule. Apri. Ok, abbiamo trovato delle bombe, va bene così. Credo ci sia il danno da caduta, quindi devo fare attenzione a dove mi butto. Ah! Vabbè, dai, ma non me lo potevo mica immaginare. Erano delle bombe. Ma porca miseria.
Ok, va bene. Quindi adesso mi farà ricominciare dal falò. Eh sì. No, mi devo rifare tutta la strada da capo. Va bene, ci vediamo non appena sarò arrivato di nuovo lì. Beh dai, almeno c'è la Keep Inventory. Non ho perso nulla. Posso farmi un arco? Allora, io faccio un altro altare. Così lo posizioniamo qua. In modo che se dovessi morire, almeno respawno qua vicino. Ci sono di nuovo i mostri? No, visto che li ho uccisi, non ci sono più. Posso nascondermi nei cespugli. Oh, bella sta tattica. Quindi devo anche giocare in stealth. Antica cripta del fabbro. Ok, qua ci sono dei mostri. Quello chi è? Quello mi sembra proprio un cattivo. Proteggiamoci. Uno, due, tre. E ora sei morto. Aia! Mi ha fatto un attacco sorpresa, non me lo aspettavo. Proteggi con lo scudo, proteggi, proteggi. E muori. Proteggi. Ve l'ho detto ragazzi, i combattimenti sono fighissimi qua. Proteggi. Oh, non è che me lo rompe sto scudo? Proteggi. Boom. E dammi un'arma. Maledetto. Ok, siamo finiti nello studio del fabbro. Pozioni, scheletri. E qua che c'è? Risveglia un superstite. Ho svegliato un amico? Ricetta sbloccata pettorale di pelliccia. Ho sbloccato un'armatura. E da qua posso uscire perché vedo della luce. Requisiti, grimandello. Ce l'ho il grimandello, l'avevo trovato prima, dov'è? Guarda caso, l'ho perso. Aspetta, posso craftarlo? Sì, craftiamo il grimandello. Così possiamo scassinare questo baule e vediamo che cosa ci troviamo dentro. Abbiamo trovato una nuova spada, che è molto più potente di quell'altra. Ok, è pur sempre una spada schifosa. Ma è già qualcosa. Oh no, si è fatto notte. Non è che di notte spuntano degli altri zombie? Probabilmente sì, devo stare attento ragazzi. Allora, mi dice di andare da questa parte. Devo salire su. Che cos'è? E non mi fa salire però. Devo salire qua su per riparare sto robo, ma mi blocca la strada. Ok, ce l'ho fatta. Con un po' di parkour si fa tutto. Ah, ma queste sono le cose che ho perso prima. E dove sono morto? La missione adesso è quella di evocare il sopravvissuto. Mi sa che devo tornare indietro al falò. Ragazzi, inizia a diventare un po' spooky questo gioco. Ecco, là c'è il mio falò. Vediamo se lo posso evocare da lì. Non ne ho idea. Non sono mai arrivato così lontano. Potenzia l'altare o rafforza la fiamma. Non posso potenziarlo. Non posso fare niente. E come cavolo si evoca il sopravvissuto? Ah, eccolo. Rametti, ce li ho. Vai, bastone per evocazione. È un bastone magico. E così lo posso evocare? Ma che cavolo! Finalmente sono tornato, sono un umile fabbro al tuo servizio. Dobbiamo prepararti per ciò che verrà. Esatto, fammi un elmo in ferro. Crea. Ok, devo portargli tutti questi materiali. Chiodi, carbone. E così mi farà armi e armature. Bene. Ok ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qua. Se questo gioco vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, perché potrei portarci una serie. Anche perché i boss sembrano veramente strabelli da combattere. Quindi, dal vostro Candy è tutto, noi ci vediamo domani con un video di Supermarket Simulator. Ciao!